Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Ci sono credenti veri e credenti falsi, come ci sono non credenti onesti e non credenti disonesti. I non credenti disonesti non sono molto diversi dai credenti falsi, solo che si incrociano o vanno addirittura a braccetto senza mai incontrarsi, non hanno niente di vitale da dirsi. I credenti veri e gli atei onesti invece hanno coscienza di essere diversi, sì, ma il confine tra loro è sottile. Sanno di condividere molte cose, il dubbio anzitutto. Questa inquietudine interiore che fa camminare ancora accomuna gli uni e gli altri. Altra cosa che condividono è la responsabilità verso questo mondo, fatto di problemi e di incognite relative al futuro soprattutto. Non si squagliano di fronte agli eventi, per quanto problematici possano essere. Provano apprensione, forse anche timore, ma accettano la fatica di ragionare col cervello e con il cuore. Il Vangelo della prossima domenica riferisce la guarigione di un giovane cieco dalla nascita da parte di Gesù. Dalla nascita vuol dire che non ha mai visto la luce. Non potrebbe simboleggiare l'umanità del nostro tempo disorientata, immersa in una realtà caotica alla quale finisce per rassegnarsi troppo facilmente? Noi cristiani sappiamo che a questa umanità Dio guarda con profonda comprensione. Di fronte a quel cieco, Gesù si sporca le mani con il fango, come per ricrearlo di nuovo, e gli dice: va a lavarti alla piscina di Siloe. Siloe vuol dire inviato. Sì, c'è buio, disorientamento, confusione, ma Dio non se ne sta con le mani in mano. Apre una via d'uscita. È Gesù quella via, quell'inviato. È stata stranamente laboriosa la guarigione di quel cieco dalla nascita. Perché mai? La via che ci apre davanti Gesù Cristo è un sentiero ripido e stretto, lungo e punteggiato da ostacoli. Aderire in maniera incondizionata al Vangelo, poter vedere tutto e tutti con lo sguardo limpido di Dio, non è traguardo raggiungibile in 4:48. La fede non è un possesso pacifico, è un'esperienza che implica una continua ricerca, anche faticosa. Smettiamo di pensare o di far credere che avendo la fede abbiamo perciò stesso le risposte chiare e indiscutibili per tutte le occasioni. No, la nostra condizione di credenti è quella di chi cammina e via via che cammina la vita si trasfigura, si illumina e prende senso. In quel cieco dalla nascita che si alza e va alla piscina di Siloe sulla parola di Gesù, è opportuno che ciascuno veda se stesso. E questo del resto il segreto per comprendere il Vangelo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.